È stupenda sta cucina. Erano pieni di dischi, sta gente qua. Questo vecchio orologio che fa anche da termometro. Gilet di Yves Saint Laurent. Qua tutte delle cartoline. Qua c'è questa maschera qua. Davvero, raga, non avrei mai pensato di trovare tutta sta roba. Incredibile. Non so da dove cominciare a guardare, sinceramente. Iscriviti al canale e attiva la campanella in modo da contribuire al suo sviluppo. Grazie. Mamma mia, davvero, raga. Allora, cominciamo da qua perché sennò non so cosa guardare per primo. Qua ci sono, c'è un vecchio gioco di società, Labirinto Magico, e qua ci sono varie cose di elettronica, tipo questo mini televisore bianco e nero, fighissimo. Qua c'è un telefono, mamma mia, quanto è vecchio, un Philips. Strafigo. Altri giochi di società. Allora, qua c'è una vecchia cassettiera piena di oggetti, anche questa. Mamma mia. Qua c'è un piccolo binocolo. Qua abbiamo un vecchio lampadario. Questo che cos'è? Chupa Chups, è un vecchio salvadanaio. Andiamo a vedere di qua. Qua ci sono. Qua sono delle vecchie lampade, credo. Un ferro da stiro. Qua ci sono dei giornalini di Topolino. Qua altre radio. Questi erano davvero appassionati di radio, mi sa. Hanno radio dappertutto. Questo che cos'è? Carino, questo è un borsellino tipo militare. Qua, raga, per terra ci sono dei soprammobili in legno. Qua c'è un furgoncino. Mamma mia, davvero, ragazzi, c'è troppa, troppa, troppa roba. Qua ci sono mobili pieni di oggetti. Dei quadri, e questo che cos'è? Cioè, cos'è un arco questo? Ma dai, Madonna. Ah sì, un vecchio arco, ma è rotto. No, guardate qua, c'è Winnie the Pooh senza vestiti. Qua altri mobili. Si fa fatica a vedere tutto quello che c'è perché è strapieno di roba. Questa cos'è? Ah, anche questa è una vecchia televisione radio. Guardate, una piccola televisione che faceva probabilmente anche da radio, non so. Questa è vecchissima, sarà boh, anni 80, credo. Qua sotto sembra esserci una bici, vediamo. Sì, una vecchia. Una vecchia mountain bike. Qua c'è questa cesta che è piena zeppa di conchiglie. Cioè, guardate, raga, quanto è grossa questa camera e guardate quanto è piena. Ora andiamo a vedere di qua che c'è una porta. No, questo che cos'è? Questo è la parte sotto di una macchina da cucire con la pedale. Entriamo qua. Oddio. Ci sono dei lampadari. Qua sotto un sacco di libri. Là, degli scatoloni. Andiamo a vedere su da qua. È davvero un labirinto sto posto, è immenso.
Allora siamo finiti. Cioè, siamo finiti in un'altra struttura, forse è quella che si vedeva da fuori di fianco. Guardate questo grosso quadro egizio. Qua c'è tutta della roba per pulire casa. Ancora delle bottiglie di alcolici, limoncello di Sicilia. Anche questo è chiuso. Chissà quanti anni possa avere, boh. Guardate qua che bello il camino. Qua c'è questo attrezzo che non so cos'è, non riesco a capire. Non mi viene in mente niente. Se qualcuno di voi lo sa, scrivetelo nei commenti. Qua mobili e sedie. Andiamo a vedere di qua. Niente, questa è una grossa stanza vuota con un lavandino, un divano letto. Dove si va? Madonna. Guardate che bella finestrona che avevano qua. E oh, ok. Qua si finisce nell'area esterna di nuovo, in un'altra parte. Mamma mia, ma anche qua è strapieno. Come vedete qua ci sono dei mobili. Boh, roba varia. Un sacco di pentola. Madonna, guardate questo quadro tutto in sughero, che bello. Tutto fatto di sughero, in rilievo. Qua c'è un vecchio quad per bambini a batterie. Che strana questa è una cyclette vecchia. E indovinate là sotto cosa c'è? Un'altra radio. Molto carino anche questo mobile, è tutto lavorato in legno ed è in rilievo. Dentro ci sono altre bottiglie di vino e dei bicchieri. Guardate qua, addirittura c'è un booster, quello per far partire l'auto. Qua ci sono due vecchie cucine, antiche. E qua sotto non c'è nulla praticamente, è tutto vuoto. Guardate quanto è vecchia questa cucina, diciamo, a legna. Ragazzi, qua ci sono un sacco di monete che non avevamo visto prima. È 1 euro di lato. Ah, 1 euro, ok. Tantissime. Qua davvero Sono pieno. tutte Sono lire. tutte lire, sì. C'è anche qualcosa di straniero, comunque, Ho ho visto. visto. C'era anche un anello, se non sbaglio. L'ho perso. Ah, qua. Eccolo. Questo qua, 10 È un soldato. Penny. Ma questo è il Duce, guarda. Standing. Dux. Ma dai, ma pensa Pensa, non te. metta a fuoco, vedete, Dux, questo è il Duce, guarda. Madonna, non è lo storico quello. Anche le lire allora stanno. Repubblica Francese. No, io sono tutte. Guarda, Sì. Questo re e imperatore. non so Questo cosa è il sia. Duce, o no? Ho letto re e imperatore. Comunque, raga, qua Ah, però ci guarda, scusa, sono. c'è l'Aquila. L'Aquila non è fascista. Non lo so. Sì, in Sì, teoria però. 1940. Ah, può essere, sì, Allora dedicate. Figa. Vabbè, comunque, raga, ci sono davvero un sacco di monete. RF francesi, E sì. Franco Vincenzi, sì. Ok, Stop. andiamo a vedere il piano di sopra adesso. Mamma mia, c'è da perdersi qua dentro, raga. C'è un'altra stanza con dei libri e un altro quadro egizio. Là ci sono delle coppe. Di qua. Bello questo mobile. Altri mobili. Qua ci sono un sacco di CD musicali. Wow, qua raga c'è un bagno che è veramente super zozzo.
C'è ancora un piano sopra che è una mansarda. Vediamo. Mamma mia, ma anche qua ci sono oggetti. Dai, guardate, è un vecchio sacco da box, ma proprio vecchio, vecchio, vecchio. Comunque qua un'altra camera piena di oggetti, guardate qua. Qua ci sono tutti i vari libri. Ancora CD là sotto. Ragazzi, c'è ancora un albero di Natale mezzo addobbato. Ah, qua ci sono tutte le cose, le luci e tutte varie robe di Natale. Qua, altri libri, un vecchio videoregistratore, ma forse non è un videoregistratore, è una roba audio. Vediamo in quest'altra stanza. Ah, no, bellissimo! Guardate che calcetto, stupendo! Ma è perfetto, non è per niente rotto. Manca solo la pallina e ci si può giocare. Qua ci sono dei giochi di società, vedete? Passaparola. Guardate che giovane Gerry Scotti qua. L'altri giochi. Questa probabilmente era una sala dedicata allo svago. Abbiamo un altro pallone, quello per tirare i pugni. E qua ho notato, dentro questo scatolone, che ci sono, c'è tutta l'attrezzatura per fare box o kickbox. Vedete, ci sono i guantoni, i caschetti, questi che si tengono in mano per tirare i pugni. Probabilmente qua ci viveva qualcuno che praticava qualche sport da combattimento. Mamma mia ragazzi, quanta roba! Questa parte qua abbiamo finita, dobbiamo vedere solo se c'è qualche altro pezzo che ci è sfuggito, quindi scendiamo di nuovo giù. Ok amici, alla fine siamo riusciti a vedere tutto, quindi l'esplorazione finisce qua. Mi è piaciuta davvero un sacco perché c'era davvero tanta 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 roba di ogni genere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, ciao!